Salve a tutti amici di Spazio, eccoci qui con un riassunto delle principali news di oggi. Oggi apriamo con una notizia proveniente direttamente da Google che quest'anno ha visto i nuovi iPhone molto meno ricercati rispetto ai loro predecessori gli scorsi anni. In realtà la tendenza va avanti da un po' da qualche anno, fatta eccezione dei modelli presentati lo scorso anno che sono arrivati terzi nello storico dopo iPhone 5, il più ricercato di sempre, ed iPhone 6 S Plus. Il motivo di questo calo è legato strettamente alle novità introdotte dai nuovi dispositivi che quest'anno sono state a dir poco inesistenti. Nonostante questi dati, iPhone XS ed iPhone XS Max continuano comunque a vendere molto bene al punto da conquistare il mercato statunitense in soli 10 giorni, registrando anche il 16% delle vendite globali solo negli Stati Uniti. Sempre in contrasto con la classifica, iPhone X lo scorso anno ha registrato solo il 14% degli acquisti, sottolineando come la ricerca su internet in merito ad un prodotto non sia direttamente proporzionale poi all'interesse degli utenti che potrebbero apprendere le novità, perché no, anche tramite canali alternativi. Altra interessante notizia è il fatto che non ci sia stata quest'anno una vera e propria preferenza fra iPhone XS ed iPhone XS Max, che hanno diviso letteralmente i guadagni, quasi al 50%, nonostante i prezzi sempre più proibitivi, forse i più alti nel settore. Le conferme relative ad iPhone XR invece ci arrivano direttamente da Kuo, che ha confermato il record delle vendite per quanto riguarda il dispositivo, che superano anche quelle di iPhone 8 e 8 Plus dello scorso anno, che può essere considerato un po' il suo predecessore. Complice il prezzo a cui viene venduto in proporzione alle novità, gli utenti sono letteralmente affascinati da questo nuovo modello che ha registrato preordini consistenti nonostante l'ottima disponibilità. Se vogliamo, iPhone XR è la vera novità di quest'anno per quanto riguarda iPhone, perché, diciamocelo, iPhone XS non è altro che un iPhone X riconfigurato, mentre il Max ha come unica differenza il fatto di avere un display più grande, però rinunciando al rapporto qualità-prezzo decisamente troppo elevato. Essendo un modello leggermente meno costoso, iPhone XR prevede anche costi di riparazione meno onerosi che arrivano fino ai 431 euro, al pari di iPhone 8 Plus, per quanto riguarda la sostituzione dell'intero dispositivo sotto la voce altre riparazioni, 221 euro per la sostituzione del display LCD e poi circa 69 euro per quanto riguarda la batteria, al pari di iPhone XS ed iPhone XS Max. Ma cambiamo totalmente discorso, perché di recente Jony Ive si è espresso riguardo il progetto Apple Car, lasciando intendere che Apple sta continuando a mantenere il massimo riservo per evitare di essere letteralmente copiata dalla concorrenza su un prodotto potenzialmente redditizio come questo. Infine, voglio segnalare così al volo il rilascio delle nuove beta 5 di iOS 12.1, tvOS 12.1 e watchOS 5.1, di cui almeno per il momento non abbiamo riscontrato novità degne di essere riportate. La versione finale di questi aggiornamenti potrebbe però essere molto vicina e potrebbe coincidere proprio con il lancio di iPhone XR il prossimo 30 di ottobre. Bene, per oggi è tutto, io sono Rocco Zaccaro e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui su Spazio. Ciao! Vi ricordo che il modo più veloce per ascoltare il nostro podcast è quello di seguirci anche sui nostri canali YouTube e Instagram TV, oltre che Spreaker ed iTunes. È semplice, cerca Spazio su YouTube e proprio un clic sul tasto iscriviti, senza dimenticare di attivare anche l'icona della campanellina per ricevere tutte le notifiche ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Ma non è finita qui, perché vi parlavo anche di Instagram TV, infatti dovete scaricare l'applicazione sul vostro smartphone, seguirci anche su Instagram per non perdere neanche una puntata del podcast in versione video, però verticale